Do the rich people say, don't tell them that, Robert? Yes, yes, yes. Don't tell people what you know. Right. Keep them poor. The rich will become richer, the poor will become poorer, and the middle class will get wiped out. They don't teach you how to make money. Have you ever seen a college professor with an S53 and a McLaren and a Lambo and an Aston Martin standing next to a Porsche? I know how to make cash. We're going to cut the garbage, cut the bullshit, straight to the point. How do you make money today? Non prendiamoci in giro, signori. Lì fuori c'è un sacco di gente che sta facendo un pacco di soldi con tantissimi business online. Oggigiorno lì fuori ci sono un sacco di soldi che le persone stanno facendo, un sacco di soldi che comunque girano all'interno di un sistema economico. Sta a te ovviamente ad essere furbo, skillato, preparato a cogliere quelle opportunità. Stanno nascendo sempre più business al giorno d'oggi e sono chi più chi meno sempre più profittevoli. Ci sono un sacco di opportunità per fare generare soldi specialmente online. Potrei farvi un video dei 20 migliori business online, dei 30 migliori business online, ma mi voglio focalizzare sui 5 migliori di cui noi ne facciamo parte, dove stiamo facendo veramente tantissimi soldi e degli ottimi profitti in termini ovviamente di netto. Un video così serve perché su YouTube, nei video online, vari gurelli in giro eccetera eccetera vi propongono un sacco di roba e proponendo così tante informazioni completamente diverse le persone tendono a perdersi. E ci tengo a fare questo video per focalizzarmi su delle cose ben precise, quindi resta fino alla fine ed ascoltami bene. Prenditi ovviamente qualche minuto, mettiti comodo, chiudi la cazzo di porta e restami ad ascoltare. Ora partiamo dal primo business in assoluto, dove noi stiamo facendo veramente un pacco di soldi ed è un business super ma super profittevole. Parliamo ovviamente degli affitti brevi Airbnb e Booking. Questo è un business, signori, che potete partire completamente da zero acquisendo degli immobili di altre persone, quindi non vostri. Non c'è un prezzo di acquisizione, non dovete pagare per appropinquarvi di quell'immobile, dovete semplicemente trovare proprietari di casa che sono disposti a darvi una percentuale in cambio della gestione. Cosa intendo per la gestione di un immobile su Airbnb? Semplicemente mettendo foto, annunci, inserzionarlo all'interno delle piattaforme, fare la customer service di quel determinato immobile, quindi delle offerte per gli ospiti. Voi calcolate che il turismo ha avuto un boom colossale ovviamente post pandemia e di conseguenza anche per il fatto che i viaggi sono sempre più semplici e lo saranno sempre di più nel tempo. Sarà sempre più semplice viaggiare, sarà sempre più semplice andare negli Stati Uniti, negli Emirati, a Bali, a Bangkok, a Tulum, ovunque nel mondo. Questo processo sarà sempre più automatizzato e sempre più semplice. Di conseguenza il turismo tenderà a crescere sempre di più e questo è uno dei principali motivi per il quale dovete acquisire immobili, quindi costruirvi la vostra agency immobiliare senza spendere un singolo euro. Abbiamo lanciato il nostro percorso formativo Monopolio Immobiliare in cui moltissimi studenti a distanza di 30 giorni si sono creati una rendita di 12, 13, 15 mila euro al mese senza spendere un singolo euro. Qui sotto in descrizione, in occasione del video, vi lascio anche una free trial dove potete entrare all'interno del nostro percorso formativo Monopolio Immobiliare a costo zero e vi ho lasciato una parte delle lezioni sbloccate così lo potete provare, ce l'avete in descrizione, totalmente gratuito, andate lì. Secondo business in assoluto di cui ne facciamo parte, dove facciamo veramente tantissimi soldi, è sicuramente l'e-commerce. Abbiamo svariati brand multimilionari che generano costantemente soldi ogni giorno. Più andremo avanti nel tempo e più le persone compreranno prodotti barra servizi online e lo faranno sempre più nel tempo, perché ovviamente la digitalizzazione ha avuto un impatto veramente forte all'interno delle nostre vite e tutti noi compriamo sempre più online. Guardate su Amazon quante cose comprate, guardate online, incominciate a prendere anche beni essenziali che una volta dicevate ma no, lo compro sotto casa. Oggigiorno lo comprate online perché magari risparmiate e avete un'esperienza ancora più unica e anche per il fatto che le persone hanno sempre meno tempo da spendere per andare in giro al supermercato, mercato, comunque cose che tolgono tempo. Al massimo, se proprio dovete uscire, prendete un biglietto aereo e ben andate in vacanza. Ed è proprio per questo motivo che l'e-commerce, le vendite online di servizi barra prodotti, cresceranno sempre nel tempo e sicuramente è uno dei migliori mercati da aggredire in assoluto. In occasione vi lascio anche la free trial del nostro percorso e-commerce sotto, totalmente gratis, quindi potete sbloccare il nostro percorso formativo di eccellenza, il percorso formativo più grande al mondo per quanto riguarda le vendite online, totalmente free, lo potete sbloccare.
trovare in descrizione. Terzo business sicuramente è il discorso del content. Quindi cosa voglio dire? Aprirsi un canale YouTube, aprirsi una pagina TikTok, aprirsi una pagina Instagram, aprirsi una pagina Pinterest e di conseguenza aprirsi un canale che incomincia a creare, a buttare fuori dei contenuti. Ci sono tantissime persone lì fuori che creano contenuti anche senza metterci la faccia e fanno un pacco di soldi. E nonostante questo io consiglio sempre comunque di metterci la faccia, perché da un personal brand potete ricavare veramente tantissimi soldi. Vi faccio un esempio banale. Io ovviamente sono cresciuto totalmente da zero, sono partito con zero iscritti, ora ce n'ho, non so, 52.000 e passa. Sono tutte persone nicchia business a cui vendo i miei servizi, vendo le mie informazioni. Nonostante questo facciamo anche un discorso di affiliazione e guadagniamo anche dalle views di YouTube. Solamente un video mi ha fatto 2.000 euro, un video che ho registrato con il mio team mi ha generato, solo ed esclusivamente quel video, 2.000 euro, e facciamo milioni e milioni di views ogni mese. E questo è un consiglio che vi do con tutto me stesso: creare un'immagine, aprite la fotocamera e incominciate a comunicare. Tutti noi abbiamo qualcosa da comunicare, potrebbe non essere sul business, potrebbe essere su un altro settore. Magari siete bravi sulla chitarra, iniziate a registrarvi mentre suonate la chitarra. Un giorno potete creare un'academy dove vendete corsi, percorsi dove insegnate a fare chitarra, pianoforte dove insegnate a fare dribbling con il pallone, dove iniziate a insegnare o comunque a comunicare una vostra passione. E i social network sono un'ottima opportunità per comunicare ciò che abbiamo dentro. Non aver paura delle critiche, non aver paura della gente che potrebbe fare commenti, cioè ci saranno sempre. Sarà proprio in quel momento che tu inizierai a notare il tuo piccolo successo per poi scalarlo nel tempo. Quarto business che consiglio vivamente a tutti, ovviamente, è aprirsi un'agenzia di social media marketing, un'agenzia che faccia da media buyer per le piccole, medie e grandi imprese. Sempre più aziende si stanno, ovviamente, riprendendo il discorso di prima, spostando. Quindi questo cosa vuol dire? Che sempre più aziende incominciano a cercare un'agenzia che si occupa a 360 gradi della loro pubblicità online, della loro comunicazione online, del loro content online. Questo cosa vuol dire? Che ci saranno sempre più lavori, il content creator avrà sempre più rilevanza all'interno di un'azienda. Fare la pubblicità online, che sia Google, TikTok, Instagram, qualsiasi tipologia di pubblicità, ne avrà sempre più bisogno nel tempo. Unica cosa che potrebbe cambiare nel tempo è che escono nuove social, usciranno nuove piattaforme di comunicazione e voi semplicemente le andrete ad integrare poi nel tempo. Ma la parte di gestionale della pubblicità online andrà comunque sempre a crescere nel tempo. Ovviamente fare clienti che vi pagano 5, 10, 30 mila euro al mese non è più così difficile, perché c'è un mercato veramente enorme e stanno aspettando proprio voi che li andrete a gestire queste cose qui. Noi ad esempio abbiamo dei clienti che ci fanno veramente un grosso fatturato, che ci impattano sul fatturato, perché ci sono dei clienti che ci pagano anche 30, 40 mila euro al mese per la gestione della pubblicità Google. Magari grossi e-commerce che vogliono il Google Shopping o vogliono che i loro prodotti sono rankati al massimo per una zona, località, barra paese all'interno del motore di ricerca. Magari perché abbiamo la parte media buyer che gestiamo le Facebook Ads, TikTok Ads, Pinterest, YouTube, o magari gestiamo il contenuto di quella determinata azienda. E tutto questo si racchiude in un pacchetto molto ampio dove pagano veramente un mucchio di soldi. E fanno bene, perché ovviamente noi attraverso tutta questa pubblicità gliene facciamo generare 3, 4, 10 volte tanto. Ed ecco qui che ci sarà sempre più bisogno della figura dell'agenzia barra persona che si occuperà di queste macro mansioni e serviranno sempre di più nel tempo. Il quinto business in assoluto che mi voglio concentrare, soprattutto per le persone che partono da zero, oltre ovviamente al mercato degli affitti brevi, è sicuramente il content creator. Il content creator è una figura che servirà sempre più nel tempo. Io lo vedo proprio all'interno delle mie persone che si occupano del mio contenuto, che prendono spezzoni di video, fanno i reels, eccetera eccetera. Sono persone che io pago anche dai 5 ai 7 mila euro al mese l'uno, perché sono persone che, facendo i miei contenuti per i vari social e le varie piattaforme, portano talmente tanta visibilità che poi viene filtrata in un fatturato veramente veramente grosso. E quindi la loro figura è molto ma molto importante all'interno del mio ecosistema, e quindi saranno figure che verranno sempre più pagate. Voi immaginate un'azienda, immaginate una persona ad esempio che fa contenuti e vende consulenze. Immaginate ora questa persona che fa 100.000 views in tutti i social al mese. Ora immaginate con un buon content creator che prende i suoi video e li comincia a moltiplicare. Quindi quella persona ha fatto un contenuto e da quel contenuto ne sono usciti 7, 8, 10 contenuti, e quei 10 contenuti
contenuti, dallo stesso contenuto, incominciano a generare al cliente 1 milione di views, 1,5 milioni di views, e questo ovviamente filtrato viene convertito in vendite. Immaginate quanto fatturato può essere apportato in più a quella determinata persona, e queste sicuro sono le mansioni più ricercate del momento. E ci tengo a precisare che sono figure che comunque anche le persone che, ad esempio una persona che fa consulenze, che sta guardando questo video, se avete paura di pagare queste persone, siete un po' scettici eccetera, dovete pagarli, dovete fare dei test, vi assicuro che vi porteranno un incremento del fatturato veramente notevole. Questi sono i 5 principali business in assoluto del momento, e ovviamente ci tengo a precisarvi che in bio avete tutti i link delle free trial per provare gratuitamente i nostri percorsi formativi. Piccolo riassunto, è proprio così signori, lì fuori c'è un sacco di gente che sta facendo i soldi, ci sono un sacco di soldi che girano all'interno di questa, si può dire, nuova economia. Sei tu che devi essere molto furbo a concentrarti su una cosa e incominciarla a studiare bene, farti ovviamente il culo, il mazzo, e cercare in tutti i modi di scalarla il prima possibile, perché anche la tempistica con il quale incominciate a generare denaro è molto ma molto importante. E poi successivamente ovviamente dovrai essere come l'acqua, quindi spostarti in base al mercato. Spero che il video vi sia piaciuto, se volete altri video simili iscrivetevi al canale, commentate, lasciate like per l'algoritmo e tutte quelle stronzate lì, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!